Buonasera a tutti. Io colgo solo l'occasione per fare un saluto e diversi ringraziamenti come Istituto Gramsci di Ferrara. Innanzitutto benvenuti e il primo ringraziamento va a voi che siete qui in sala e al pubblico che ci segue online. Siamo qui per celebrare, o meglio ancora per ragionare, sulla filosofia di un filosofo per cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, Michel Henry. È un centenario un po' di nicchia, forse, per i più, ma noi abbiamo pensato di celebrarlo per tanti motivi, molti dei quali oggi comprenderemo qui grazie alla relazione di Giuliano Sansonetti e all'introduzione di Caterina Simoncello, e anche perché a Ferrara abbiamo un esperto di Michel Henry e uno di coloro che di più ha contribuito alla diffusione di questo filosofo in Italia, e quindi era un'occasione da non perdere, visto che grazie al sistema online della Biblioteca Ariostea molte persone in giro per l'Italia potranno quindi usufruire di questa conferenza. Ci sembrava una cosa buona. È un anniversario che noi abbiamo inserito in un ciclo, i centenari, che richiama nomi alla popolazione molto più celebri, che sono quelli di Pasolini, ad esempio, a cui abbiamo già dedicato 2 conferenze, e quello di Berlinguer, a cui dedicheremo a breve altre 2 conferenze. La prima il 16 novembre in questa sede, sarà una conferenza che vedrà un dialogo tra Fiorenzo Baratelli e Gianni Cuperlo, e la seconda il 7 dicembre invece nelle sale della CGL, della Camera del Lavoro di Ferrara, intitolata L'eresia di Berlinguer, in cui Fiorenzo Baratelli dialogherà con Fabrizio Barca. Ora io ovviamente ringrazio una mia ex collega di studi all'Università di Ferrara, che è Caterina Simoncello, che molto gentilmente ha accettato di attraversare 2 regioni per venire qui a fare questa introduzione, e il nostro comune professore di riferimento per il dottorato di ricerca, che è Giuliano Sansonetti. Quindi di nuovo il mio ringraziamento a voi e grazie a Caterina e Giuliano. Grazie mille. Allora, buonasera intanto a tutti voi qui presenti. Io, come già anticipato Nicola, sono Caterina Simoncello e tra poco vi spiegherò come sono approdata a conoscere la filosofia di Michel Henry. Permettetemi però di iniziare da dei ringraziamenti dovuti in primis al professor Sansonetti, a voi che siete qui presenti, alla Biblioteca Ariostea che ci ospita e anche all'Associazione Gramsci, di cui appunto Nicola si fa portavoce. E Nicola ha avuto questa brillante idea, secondo me, di omaggiare tra i vari centenari anche il centenario della nascita di Michel Henry, ben consapevoli che in un qualche modo la nostra questa sera è una presentazione che ha anche un po' i caratteri della sfida, perché Michel Henry non è molto conosciuto all'interno del panorama filosofico, comunque culturale, italiano. E perché questo? Beh, lo avete letto probabilmente anche nella locandina che vi ha condotto ad essere qui questa sera. Henry era una figura appartata, schiva, diremmo oggi forse controcorrente. Oggi si tende invece a voler farci sentire sempre di più, no? Chi vuole esprimere il proprio pensiero tenta di essere sotto i riflettori. Michel Henry non era così, e non era così nemmeno la sua filosofia, tutt'altro. La sua è infatti una filosofia che si è dedicata ad indagare l'invisibile, quindi già questo dice molto. Ma come sono approdata io a conoscere la filosofia di Henry? Beh, proprio grazie ad un corso tenuto dal professor Sansonetti all'università, un corso che all'epoca mi colpì così tanto da arrivare non solo a dedicare alla filosofia henriana la mia tesi specialistica, ma anche i miei anni di ricerca durante il dottorato. In particolare mi aveva colpito il suo concetto di corporeità, ma ad essere sinceri, la cosa che principalmente mi ha colpito di questa filosofia è stata la sua complessità. Quando per complessità non intendo necessariamente la sua difficoltà. Naturalmente, parliamoci chiaro, la filosofia di Henry non è immediatamente semplice, però quando io parlo di complessità intendo il fatto che la filosofia di Henry è un pensiero che tenta di superare costantemente se stesso, eppure superandosi sempre
non si tradisce mai, rimane sempre fedele ai propri intenti. E questo, secondo me, è la caratteristica che solo i grandi pensatori possono portare con sé. È complessa la filosofia di Henri anche perché, in un modo rispettosamente irriverente forse, si è accostato ai più diversi campi di indagine dell'essere umano, dall'arte, analizzando l'opera di Kandinsky, alla figura di Marx, all'indagine anche per la psicanalisi freudiana e non solo, e anche fino ad arrivare ad indagare la religione cristiana, tanto da arrivare a voler dare una interpretazione filosofica del cristianesimo. E un'altra cosa che mi ha colpito di Henri sicuramente è stato il suo voler superare e quindi conciliare gli opposti. Il pensiero di Henri non sopportava, così diciamo, i dualismi che potevano essere dualismi di corpo e mente, interiorità, esteriorità, anche il rapporto tra fede e ragione. Lui ha cercato di superarli, di conciliarli. E come è riuscito a fare questo? Perché è partito da prima, dal prima di ogni dualismo, e quindi dalla vita. Henri, il giovane Henri, ha vissuto gli anni della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e lui ha fatto parte della resistenza. E proprio in quegli anni lui ha detto, dovendo dissimulare se stesso, ha scoperto la vera cifra della vita, l'invisibilità, il suo nascondersi a qualunque sguardo esterno. Henri si forma, parte da diversi autori, Mende, Biran, Spinoza, Cartesio, Kant, nasce, si forma alla scuola della fenomenologia, ma è in particolare da una frase di Spinoza, e con questo concludo, che tutto il pensiero di Henri prende avvio. Henri è stato colpito da una frase in cui Spinoza afferma che l'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, e che la filosofia e la saggezza della filosofia, la meditazione della filosofia, è un pensiero di vita, non un pensiero di morte. E questo anche contro magari a una certa vulgata che vorrebbe vedere la nascita della filosofia come quasi come se la filosofia fosse nata dalla paura della morte, o quasi come se la filosofia fosse una preparazione alla morte. Nulla di tutto questo per Michel Henry. La filosofia è filosofia di vita. Secondo me ogni filosofo può essere considerato a buon diritto un testimone di vita. E allora Michel Henry è il testimone della vita, con la V maiuscola, che fa sì che ognuno di noi è quella singolarità unica, ma allo stesso tempo si trovi appartenente ad una V, ad una vita più grande che ci accomuna tutti. Il viaggio di Henri è veramente interessante, quindi sono veramente emozionata di poter cedere la parola all'autore che ha in un qualche modo traghettato la filosofia di Henri in Italia, e che per questo dobbiamo sicuramente ringraziare, il professor Giuliano Sansonetti. Bene, devo dire che le parole di Caterina sono state molto concise, molto chiare e molto pertinenti. Grazie. Come vedete, non ho nessun foglio di carta, non ho scritto nulla, perché, come già privatamente avevo detto Nicola Alessandrini quando mi aveva chiesto di evocare questo centenario, Henri era nato nel 1922 ed è morto nel 2002. Beh, chiaro, se stiamo facendo il centenario sappiamo che è nato nel 22, ma non è morto nel 2002, quindi ha 80 anni esatti. E dicevo già a Giorgio Alessandrini, a Nicola Alessandrini, dicevo che ero un po' imbarazzato perché
presentare un autore che tutti i filosofi sono difficili, per carità, ma naturalmente di quelli più noti, di quelli che bene o male un po' abbiamo studiato a scuola, qualcosa sappiamo, ecco. Qui invece parliamo di un filosofo che intanto è francese, le cui opere solo adesso sono le cui opere maggiori solo adesso sono tradotte in italiano negli ultimi 20-30 anni. Io ho contribuito per la mia parte e ma insomma forse neppure in Francia è così importante, o meglio, neppure in Francia ha una grande notorietà. Voi sapete che i francesi in genere sono famosi per essere molto noti, I famosi maître à penser, tutta la filosofia del secondo, della seconda metà del Novecento ha conosciuto di questi maître à penser, alcuni reali e altri solo presunti. Henri invece era una figura, io l'ho scritto nel mio libro, io l'ho pubblicato nel 2006, il mio volume che ripercorre tutto il suo pensiero, quindi non è una cosa recente. Ho scritto, è una figura appartata, una figura, per esempio, pur potendo e pur essendo stato chiamato alla Sorbona, non volle mai abbandonare la sua cattedra di Montpellier. Ora, Montpellier, forse non tutti lo sanno, anzi pochi forse lo sapranno, è una, insieme a Bologna, è l'università più antica d'Europa. Bologna e Montpellier, tant'è vero che io ricordo il gemellaggio che fu fatto tra Bologna e Montpellier, poco dopo doveva venire Henri, ma pochi mesi prima era morto. Perché? Per essere la più antica università. Però volete mettere Montpellier con la Sorbona? Non c'è da mettere. Eppure lui rifiutò, ecco, per esempio, questa scelta di restare a Montpellier fino al suo pensionamento piuttosto che andare a Parigi e vivere ovviamente la vita parigina che gli avrebbe procurato di gran lunga una maggiore notorietà. Questo è uno degli aspetti, se volete, più marginali ma significativi della sua personalità. Io ho avuto il piacere di incontrarlo, di conoscerlo, di avere uno scambio epistolare con lui. Perché anch'io l'ho un po' incontrato per caso. Nel 1996 lui pubblica un libro che si intitola, vi dico tutti i titoli in italiano, anche di quelli che non sono tradotti. In questo caso è tradotto perché l'ho tradotto io. Pubblica un libro che si chiama Io sono la verità, sottotitolo Per una filosofia del cristianesimo. Naturalmente avevo un po' sentito citarlo, avevo sentito parlare di lui intanto da un amico gesuita francese a cui sono stato molto legato, che ormai appartiene al mondo di più, e Xavier Tillet, ma soprattutto mi ha colpito questo libro e l'ho proposto per la traduzione alla casa editrice Querignana, che ha accolto subito la proposta, rimanendone in parte delusa, perché la Querignana è una grande casa editrice, ma prevalentemente nel campo della teologia. E quindi, nonostante che il sottotitolo dicesse chiaramente Per una filosofia del cristianesimo, chiaramente non era un libro di teologia. E quindi i lettori, i primi lettori, quando ancora il suo pensiero in Italia non era sufficientemente conosciuto, rimasero molto perplessi, perché
perché non ritrovavano, insomma, non ritrovavano i commenti dei teologi importanti, non ritrovavano. Esattamente come 20 anni prima, Michel Henry capitò con la pubblicazione di 2 grossi volumi sul pensiero di Marx nel 76, pubblicato da Gallimard, in questo caso sicuramente il più grande e il più prestigioso editore francese. Però erano anni ancora in cui il pensiero marxista era molto seguito, molto approfondito, e soprattutto in Francia si era affermata una interpretazione dovuta a un filosofo francese che è stato tradotto e citato e conosciuto molto anche in Italia, che era Louis Althusser. E Henri pubblicò quest'opera in 2 volumi per un totale di circa 900 pagine, a cui lavorò per circa 10 anni, e trovò, come disse qualcuno, un'opera che non fu letta, perché c'era chi non leggeva, che parlava di Marx. Quando si parlava di Marx non leggeva opere che parlavano di Marx, ma anche quelli che invece si occupavano di Marx non lo lessero, perché leggendo le prime pagine non ritrovavano le idee marxiste. Perché fin dalle prime pagine Henri dice: io leggo Marx come se fossi il primo lettore, cioè al di fuori completamente di tutta la tradizione marxista. Esattamente come farà negli ultimi 3 volumi della sua vita con il cristianesimo. Starei quasi per dire che anche con i testi cristiani lui ha letto i testi cristiani come se fosse il primo lettore. Giusto o non giusto, queste erano le sue scelte. Però io, che pazientemente ho cercato di leggerlo tutto da cima a fondo e più di una volta, ho detto nel 76 pubblica questi 2 volumi su Marx, intitolati rispettivamente Una filosofia dell'economia e Una filosofia della realtà. Però lui aveva già pubblicato una grossa opera, la sua opera più importante, che si chiama L'essenza della manifestazione, la sua opera teorica fondamentale. L'aveva pubblicata nel 1963. Anche questa è un'opera di 900 pagine, che francamente, come dire, dà qualche pensiero. No, ci sono scrittori e filosofi altrettanto prolifici. Se prendete Ernst Bloch, la sua ultima opera è di circa 1500 pagine, insomma, ma adesso non stiamo, ma semplicemente per dire questo, ma sicuramente un'opera di 900 pagine, non solo, ma 2 anni dopo l'essenza della manifestazione, ho detto pubblicata, quindi diciamo la sua carriera filosofica, il suo itinerario filosofico incomincia con quest'opera, perché in Francia per poter accedere a una cattedra universitaria occorre esordire con quella che viene chiamata la thèse d'état, cioè la tesi di stato, che si discute, è seguita da un filosofo importante, ognuno si deve scegliere il suo mentore che lo segue nel lavoro filosofico, e poi viene discussa in seduta
davanti a una commissione formata da filosofi importanti. Ecco, l'essenza della manifestazione, quest'opera, di cui poi ovviamente dirò qualcosa, perché non si capisce nulla di Michel Henry se almeno alcune idee di quest'opera di 900 pagine non le abbiamo chiare. Dicevo, quest'opera, l'essenza della manifestazione, a 2 anni di distanza, seguita da un altro volume che in realtà doveva essere parte integrante dell'opera, e solo per ragioni appunto di economicità è stata scorporata, che si intitola, quella a cui faceva riferimento indirettamente Caterina, che si intitola Filosofia e fenomenologia del corpo. Doveva essere un capitolo dell'essenza della manifestazione. Allora, Caterina ha ricordato una cosa importante su cui lui si sofferma nelle interviste, perché lui in realtà aveva già lavorato prima della guerra, era del 22, quindi aveva 20 anni quando circa si è impegnato nel maquis, come dicono i francesi, cioè nella resistenza, è stato un maquisard. E questo ricordo, come giustamente ha ricordato Caterina, se lo porta dietro, dice: la vita che eravamo costretti a vivere, cioè una vita segreta, ma che era la vera vita, che non era la vita che appariva, non era la vita che conducevamo alla luce del sole. Alla luce del sole avevamo una vita, ma la nostra vera vita era un'altra, che non appariva secondo il criterio della visibilità. Insisto su queste parole perché vedremo sono delle parole strategiche nel suo pensiero. Dicevo, aveva composto un libro che si chiama La felicità, Le bonheur de Spinoza, La felicità di Spinoza, che fu pubblicato postumo perché prima della guerra uscì solo su rivista. Poi lui cambiò, insomma, il percorso del suo pensiero, per cui Spinoza è rimasto un punto di riferimento, ma non la sua stella polare, insomma. Allora, dicevo, quindi pubblica questa grande opera, L'essenza della manifestazione. Adesso vi do rapidamente il percorso, le tappe del suo pensiero, e poi cerchiamo di vedere a quei titoli che cosa corrisponde, in che senso, molto rapidamente, quello che si può fare nel corso di una conferenza senza annoiarvi troppo. Pubblica appunto L'essenza della manifestazione, poi 2 anni dopo Filosofia e fenomenologia del corpo, questa per esempio è un'opera che ancora non è stata tradotta in italiano. Poi appunto i due grossi volumi su Marx, che coraggiosamente e meritoriamente sono stati tradotti alcuni anni fa da un sociologo di Bologna, o legato all'Università di Bologna, non so se lui fosse bolognese. Ma naturalmente ormai non, Marx è passato di moda e Michel Henry ne propone una lettura. Poi dirò, un po' l'ho già accennato, non solo come se fosse il primo lettore, quindi al di fuori della interpretazione della vulgata del pensiero marxista, lui che non era affatto marxista. Però Marx lo considera un grande filosofo. E poi vengono via via le sue opere, cioè non c'è aspetto della filosofia moderna con cui Henry non si confronti. Citerò un altro libro che è stato tra i primi a essere tradotto in italiano, che si chiama Genealogia della psicanalisi,
libro che è nato, pensate, da una serie di lezioni che lui tenne all'università di Osaka in Giappone, dove fu invitato. Io, quando sono andato a Montpellier l'anno dopo della sua morte, che si fece un grosso convegno, e fu invitato tra i relatori, conobbi il professore giapponese che lo aveva invitato all'inizio degli anni Ottanta per tenere in Giappone, quindi la sua notorietà era per tenere in Giappone questa serie di conferenze sulla psicanalisi, più che conferenze sulla psicanalisi, la sua interpretazione della psicanalisi. Il libro si chiama, che poi lui ha redatto, si chiama Genealogia della psicanalisi. Poi vado oltre. Ai volumi del Marx, negli anni Ottanta, fa seguito un altro libro, dopo la caduta del muro di Berlino, alla fine del comunismo sovietico e dei paesi collegati, pubblica un libro che si chiama Dal comunismo al capitalismo, teoria di una catastrofe. Quindi, diciamo, un pamphlet, apparentemente un pamphlet che interviene sull'attualità, ma anche quello è la prosecuzione della rilettura filosofica che lui ha fatto del Marx alla luce degli esiti, appunto, del comunismo e del socialismo reale, come veniva chiamato. Ha detto Caterina, giustamente, ricordato, ha riscrive un libro sulla pittura di Kandinsky, che si intitola, il titolo è molto suggestivo, Vedere l'invisibile. E poi arriviamo all'ultimo decennio, quindicennio della sua vita, dove emerge con forza, non vorrei aver dimenticato qualche opera importante nel frattempo, ma casomai la recupero, emerge con forza questo confronto con il cristianesimo, di cui nelle opere precedenti ne aveva parlato solo con riferimenti molto sporadici, soprattutto nell'essenza della manifestazione, perché c'è un pensatore mistico che lo ha molto influenzato, che è Meister Eckhart. Questo pensatore mistico renano, grande figura, Meister Eckhart, che era un monaco. E quindi, naturalmente, parlando di Meister Eckhart non si può non parlare del cristianesimo, ma sono riferimenti abbastanza circoscritti nell'economia complessiva dell'opera. E quindi, in realtà, e poi un'affermazione che ovviamente sconcertò allora, anche se non è insolita, quella che fa sul Marx, dove dice che Marx è un pensatore cristiano. Allora, dicevo, le ultime opere sono quelle che si concentrano in questa reinterpretazione del cristianesimo. E sono quella che vi ho citato, quella per cui anch'io l'ho incontrato più direttamente, che Io sono la verità, sottotitolo Per una filosofia del cristianesimo, secondo volume che si chiama Incarnazione, ma che non fa riferimento soltanto all'idea di incarnazione cristiana, cioè al Cristo come Dio incarnato, ma è la ripresa e il ripensamento di tutta la sua filosofia della corporeità, su cui adesso ovviamente dirò le idee fondamentali. E poi l'ultimo libro, quello che corresse praticamente gli ultimi giorni della sua vita, infatti poi che sono Parole del Cristo.
con questo si chiude, forse sì, direi che ho citato. Ah, dimenticavo di dire una cosa, che in realtà Henri è un grande scrittore anche, tanto è vero che ha pubblicato alcuni romanzi, uno dei quali, L'amour les yeux fermés, l'amore con gli occhi chiusi, dagli occhi chiusi, vinse anche un premio letterario importante in Francia, il premio Renaudot, pubblicato nel 1976. E era stato preceduto da un altro romanzo, Il giovane ufficiale, Le jeune officier, che è del 1954. E ne sono seguiti altri. Ma parlando con la moglie, che era non solo una discreta filosofa, ma era soprattutto una bravissima letterata, a cui si deve un libro importante su Proust, mi diceva gli ultimi libri, gli ultimi romanzi non sono così importanti, e io ho evitato di leggerli. Allora, qual è il motivo conduttore del suo pensiero? Ecco, questo è il punto. L'essenza della manifestazione. E poi Caterina ha citato più volte nella sua introduzione il termine vita. Beh, certamente si può dire che il pensiero di Henri si può qualificare come una filosofia della vita. Quindi vita in questo caso per lui è il tema del suo pensiero, non è la sua vita personale. La vita, e qui naturalmente fa riferimento a un altro pensatore che è stato per lui importante, con cui si è confrontato molto dialetticamente, che era stato compagno di strada per un certo periodo di Sartre, che è Maurice Merleau-Ponty. Il riferimento che faceva Caterina, che ha scritto un'opera importantissima che si chiama Fenomenologia della percezione. Allora c'è una corrente di pensiero, c'è un tema, un filone di pensiero nella filosofia che va sotto il nome di fenomenologia della vita. Henri potrebbe essere inserito in questa, ma tutto sta a intendersi che cosa si intende per vita. Certamente il tema del corpo, della corporeità, è presente nella riflessione filosofica, ma in qualche modo passa sempre in secondo piano, in modo particolare nel pensiero francese, al cui inizio, soprattutto nella filosofia moderna, c'è Descartes, ovvero Cartesio, col suo famoso io penso. Io posso dubitare di tutto, del mio corpo, delle cose fuori di me, eccetera, ma non posso dubitare di me che penso. Quindi l'unica vera certezza, che è il fondamento di ogni altra certezza, è l'io. Ma l'io penso. Il famoso cogito. Cogito ergo sum, no? Penso dunque sono, dice Cartesio. L'esistenza in qualche modo è dedotta dal fatto del pensare. E in qualche modo poi il corpo scompare nel pensiero cartesio. È vero che Cartesio ha scritto anche un'opera che si chiama Le passioni dell'anima, che era quella che in realtà Henri amava, per una ragione che adesso vedremo subito. Passioni, le passioni dell'anima, il patire, il pathos, questa parola greca che
allude a tutta la sfera dell'affettività, rispetto alla quale i filosofi tendono a diffidare. I filosofi si tengono per lo più a distanza dalle passioni. Per esempio, Kant ha scritto anche lui un'antropologia pragmatica, cioè ha scritto un'opera dove parla dell'uomo così com'è. Ma certo, il pensiero di Kant è legato all'io penso, è legato alla ragione pura, o tutt'al più al pensiero morale. L'affettività, la sfera delle inclinazioni, la sfera delle passioni è tenuta lontana. Ecco, Henri invece vuole affermare un principio diverso, che l'essenza, ancora nell'essenza della manifestazione, non usa troppo la parola vita, anzi non la usa quasi mai. È un termine che arriverà piuttosto nella seconda fase, chiamiamola così, del suo pensiero. Scusate, ma tengo d'occhio anche l'orario di quanto sto parlando. Dicevo, ma sostanzialmente sta parlando della vita. E infatti, quando in genealogia della psicanalisi dice, in realtà quando Cartesio parla dell'io, parla dell'anima, col termine anima, cioè con l'io intende la pura coscienza, la pura consapevolezza di sé. Ma noi non siamo solo coscienza, anzi, il nostro vero io non è neppure la coscienza. C'è anche la falsa coscienza, aveva detto Sartre. E il nostro vero io è dato dalla sfera del vivere, dalla sfera dell'affettività, dalla sfera del pathos, quello rispetto al quale tendiamo a prendere le distanze. Ed ecco allora come si lega il discorso alla filosofia, alla fenomenologia del corpo. Allora, scusate per i non addetti ai lavori, questo termine fenomenologia indica una corrente filosofica, ma nella sua etimologia greca sta a indicare semplicemente il discorso su ciò che si manifesta. Stiamo parlando appunto di un'opera su ciò che si manifesta, così com'è. Questa corrente di pensiero nel pensiero del Novecento ha un capostipite illustre che è Edmund Husserl, che aveva scritto un'opera a cui Henri si sentiva particolarmente, anzi che lui considera il capolavoro filosofico della filosofia del Novecento, ma lasciamo stare, lo dico incidentalmente. Ognuno dei filosofi, i grandi filosofi del Novecento ha, no, ognuno, alcuni dei grandi filosofi del Novecento, di cui almeno io mi sono occupato, ha i suoi capolavori. Io mi sono occupato molto anche di un autore, forse, che avete sentito più citare, che è Emmanuel Levinas, e lui dice che Essere tempo di Heidegger è il capolavoro filosofico del Novecento. Parliamo di filosofi che sono morti alla fine del Novecento, quindi insomma che l'hanno vissuto tutto il Novecento. Henri dice che invece è le lezioni sulla coscienza interna del tempo. Sono delle lezioni che Husserl tenne e che poi furono redatte in volume dalla sua allieva, dalla sua grandissima allieva che è Edith Stein, poi diventata suora carmelitana, la grande filosofa. Lezioni sulla coscienza interna del tempo, del 1905.
Allora, dicevo, la vita, questo, usiamo questo termine che ancora, dicevo, nelle prime opere Henri non usa così frequentemente, forse mai, almeno non nella forma in cui diventerà il tema, verrà usato nell'ultima fase del suo pensiero, seconda o ultima fase del suo pensiero. In realtà, dicevo, cambiano gli argomenti. Henri si confronta con tutti i grandi filosofi della modernità, però è la sua idea, e la sua idea è questa: che il pensiero moderno, il pensiero occidentale, la filosofia occidentale è rimasto legato a un modello di conoscenza e quindi di vita legato alla visibilità. È vero ciò che è visibile, ciò che appare nelle dimensioni dello spazio e del tempo, ciò che si manifesta come visibilità. Voi direte, ma come? Uno dei grandi filosofi che ha dato inizio alla storia dell'Occidente è Platone. Platone parlava di un mondo delle idee, e le idee non si vedono. Ma non è così, esattamente così, perché Platone in realtà pensava a una visibilità della mente, perché eidos, da cui idea, sta proprio a che fare con il vedere. È una forma di vedere mentale. Certo, molto simile all'invisibile, al vedere l'invisibile di cui lui parla a proposito della pittura di Kandinsky. Però è vero che in Platone c'è questa sorta di scissione tra il mondo dell'apparenza e il mondo dell'aldilà, della trascendenza. La verità non è dentro di noi, ma è fuori di noi, in un trascendente. Tutti conosciamo questa parola, non fosse altro perché quando parliamo di trascendenza pensiamo a Dio. Insomma, no, perché nella concezione cristiana, ebraico-cristiana, il trascendente per antonomasia è Dio. Però trascendente è ciò che va al di là. E c'è sempre questa dicotomia. Henri invece oppone alla trascendenza l'immanenza. Il termine immanente, se non l'avete usato, la verità immanente è la verità che è dentro di noi. La vita per Henri è essenzialmente immanenza. Cioè è, come lui usa dire, spesso ama questa espressione, è il raccogliersi in se stessi, è il raccogliersi e il patire. La vita si manifesta non nella visibilità del mondo, ma nel soffrire, il patire nel proprio intimo, nel proprio interno. E questo ci costituisce come individui. Perché a un certo momento, e questo lo vedremo adesso dicendo qualcosa sulla psicanalisi, e, o meglio, gli autori che lui lega al discorso sulla psicanalisi, poi mi è venuto in mente nel frattempo alcune opere che non ho citato, ma che avremo modo di citare rapidamente. L'immanenza, dicevo, no? Perché si abbandona Spinoza? Perché Spinoza
Probabilmente molti sapranno che l'affermazione fondamentale di Spinoza si può compendiare. Spinoza scriveva soprattutto per aforismi, più che per aforismi, per proposizioni che poi lui stesso magari sviluppava e commentava, ma insomma Etica, la sua opera principale, si chiama Etica More Geometrico Demonstrata, l'etica dimostrata geometricamente al modo dei filosofi e quindi al modo dei geometri e quindi attraverso delle proposizioni secche ed essenziali che poi lui commenta. Allora, se si vuole commentare Spinoza, filosofo, penso molti di voi sappiano, o forse tutti, che era ebreo, olandese, che fu cacciato dalla sinagoga perché la sua dottrina era considerata blasfema, contro i principi del giudaismo e dell'ebraismo. E dicevo, il pensiero di Spinoza si può compendiare nella sua proposizione Deus sive, scritta in latino, come evidente dal titolo che vi avevo citato prima, Deus sive natura, Dio ossia la natura. Quindi la natura è Dio e Dio è natura. Il famoso panteismo spinoziano, tutto è Dio, ma se tutto è Dio, niente è Dio, se per Dio intendiamo l'essere perfetto e trascendente, come appunto nella tradizione ebraico-cristiana. Ma non è tanto questo il motivo che fa abbandonare, ma per Spinoza è chiaro che se tutto è immanente in questa totalità del Deus sive natura, l'individualità scompare. Le individualità sono pure apparenze. Tutto ciò che ci caratterizza in quanto individui sono apparenze. Il corpo stesso è una pura apparenza che non ha nessuna importanza. Viceversa, è questo poi il principio che noi vedremo affermato. Per Arri l'individualità, siamo individui ciascuno con una propria individualità e singolarità. Il corpo è espressione di questa individualità. E qui si collega a un pensatore che per lui è stato importante. Anche questa è una delle figure certamente molto conosciute in Francia, anche fuori di Francia, ma soprattutto in Francia, che è Mendebiran, questo pensatore del primo Ottocento francese, che lui definisce principe del pensiero, addirittura. E Biran fa un'analisi della corporeità e conia un'espressione che Henri adotta, il corpo soggettivo. Allora non c'è l'anima e il corpo, non c'è l'io e il corpo, non c'è la coscienza e il corpo, come diceva Cartesio, come realtà separate. C'è un'unica individualità che è costituita dal corpo soggettivo. Cioè, noi siamo un'entità indivisibile. E questa entità indivisibile è il nostro io, è il nostro essere io. Questa è l'idea che costituisce il filo conduttore di tutta la sua riflessione. E il corpo è la manifestazione in quanto soggettivo della dimensione propria, che non è la coscienza, l'io penso universale di cui parlava Kant, anche Kant. Neppure l'espressione della legge morale universale di cui parlava Kant nella ragione universale. Capite che Henri è sicuramente anti-illuminista, se l'illuminismo lo identifichiamo con alcuni asserti fondamentali della filosofia kantiana. No,
Ciascuno di noi è un'individualità singola e irrepetibile. È corpo soggettivo, questa è l'espressione di Biran che lui adotta, corpo proprio. C'era stato Husserl che aveva già fatto questa distinzione tra corpo, in tedesco Körper, e Leib. Noi non siamo Körper, questo tavolo è un Körper, è un corpo. Noi siamo Leib, che in tedesco vuol dire carne. Possiamo tradurre col termine carne, non carne da macello, carne, sensibilità. Merleau-Ponty traduce il termine husserliano in corp propre, corpo proprio. Ecco, corpo proprio, corpo soggettivo. Quindi, immanente, non perché noi non ci manifestiamo, ma perché la nostra manifestazione non parte dal fuori, dalla sfera del dehors. Adesso dopo la pandemia sappiamo tutti cosa sono i dehors, eh? I dehors dei bar, eh? In francese il dehors è la sfera dell'esteriorità. Noi non siamo il dehors, noi siamo l'intimità, siamo il nostro vivere, soffrire, gioire nella nostra interiorità. Questa è la sfera dell'immanenza da cui parte, da cui emana ogni nostra manifestazione. E quindi la manifestazione c'è, ma non è rinvenibile nella trascendenza in quanto tale, ma nell'immanenza che è all'origine della trascendenza. Quindi è rovesciato il rapporto. E in questo senso vado più rapidamente perché ho già toccato alcuni temi importanti, più che enunciarli e cercare di darvene un'idea non è possibile fare, voi capite bene, nel confronto con la psicanalisi. Genealogia della psicanalisi. In realtà in questo libro Henri non si occupa della psicanalisi solo in senso tecnico, cioè Freud. Poi ritorno un momento su Marx perché è importante alcune cose da dire. Anzi, ci vado subito perché è prima il Marx. Alla luce proprio dell'idea del corpo soggettivo, perché Henri vuole leggere Marx al di fuori dell'interpretazione marxista? Intanto, anche qui, cioè 10 anni di lavoro per scrivere un'opera che vi ho detto è di circa 900 pagine, parte un po' occasionalmente perché doveva commentare per gli studenti dell'Agrégation, un'altra istituzione dell'università francese, l'Agrégation, l'ideologia tedesca di Marx. L'ideologia tedesca, per chi non lo sapesse, in realtà non ha avuto una grande influenza, quella dove Marx fa i conti, Marx e Engels fanno i conti con quelli che chiamano gli ideologi tedeschi, ovvero Feuerbach, Stirner e Bauer, Bruno Bauer, pensatori che in qualche modo sono considerati, a parte Stirner, ma Bauer e Feuerbach, quelli che hanno ispirato anche Marx, soprattutto Feuerbach. Ma quest'opera, Marx è quella famosa opera che poi non pubblicarono, non riuscirono a pubblicare, e fu scoperta e fu pubblicata soltanto nel 1930. Quindi, quando ormai l'interpretazione canonica marxista si era affermata, si era definita, perché poi a un certo momento le opere di Marx sono importanti, ma poi è arrivato Engels e Stalin, come si diceva una volta, no, Lenin e Stalin, no, Engels, Marx
Lenin e Stalin, no? Erano la Trimurti. E quest'opera quindi non era stata letta, o comunque non era entrata come la Sacra Famiglia, Miserie della Filosofia, eccetera, eccetera. E negli anni 70, quando ripubblica questa, nel 76, quando pubblica quest'opera, vi ho detto che era dominante in Francia l'interpretazione cosiddetta strutturalista di Louis Althusser, che rifiutava il Marx, come si disse allora, umanista. Adesso non sto qui a parlare, dovrei aprire la parentesi su che cosa è stato lo strutturalismo, una cosa troppo ampia e complessa. Ma sostanzialmente, detto in soldoni, Althusser diceva: c'è un Marx che non ci interessa più, che è quello dei manoscritti economico-filosofici, il primo Marx che è ancora umanista. Lo strutturalismo è stato anti-umanista in tutte le sue versioni. Non ci interessa, ci interessa il Marx scienziato, il Marx della struttura. E quindi tutto ciò che c'è di soggettivismo nel pensiero di Marx va eliminato. L'interpretazione di Henri, e per questo non ebbe fortuna, chiaramente calava in orecchie assolutamente sorde a questo discorso dominante Althusser, peraltro molto dimenticato oggi. Noi, che persone come me che ormai hanno abbastanza anni alle spalle, tutte queste cose le hanno vissute in presa diretta. Chi parla più di Althusser? Chi parla più della interpretazione strutturalista di Marx e del marxismo? E quindi Gallimard, forse, ripeto, si accorse dell'errore di aver fatto, perché economicamente, anche se poi l'ha ristampato in realtà anche nei tascabili, però è chiaro che ebbe una valanga di critiche, perché, come disse giustamente un altro grande filosofo contemporaneo di Henri, con cui Paul Ricoeur, dice: il Marx di Henri è il Marx di Henri. Cioè, per capire il Marx, la sua interpretazione, bisogna conoscere il pensiero di Henri. Esattamente come io, molti anni dopo, leggendo la filosofia del Io sono la verità, mi sono accorto che non capivo quel che volevo dire, e da lì ho incominciato a studiare tutte le opere di Michel Henri, perché non capivo quello che diceva, perché mi trovavo di fronte a un'opera assolutamente sconcertante, secondo il mio modo di pensare o per il tipo di letture che avevo fatto fino allora. E quindi mi sono accorto che bisognava leggere, andare alla fonte, ovvero all'essenza della manifestazione. Allora, in che senso? Un'idea solo del Marx. In che cosa si lega l'interpretazione del Ri alla sua teoria del corpo soggettivo? Cioè al fatto che l'opera di Marx dice che il valore è legato al lavoro vivo. Al lavoro vivo. Mentre invece l'economia, il pensiero economico liberista, l'ha trasformato in merce, in cosa. Cioè si è persa la dimensione della sofferenza, del valore, il valore che è legato al vivere del lavoratore. Questo è il principio del valore. E in fondo tutta la filosofia di Marx è la rivendicazione da questo punto di vista del valore di ciò che fonda, cioè l'essenza del valore è data dalla vita del lavoratore, dal suo soffrire e patire. È in nome di quello che anche le idee rivoluzionarie
traggono, è in nome di questo fatto che traggono origine. Poi naturalmente Marx va oltre tutta l'analisi del capitale, ovviamente, ma la radice che interessa Henry è questa. E per quello alla fine dice Marx è un filosofo nella sua essenza cristiano. Per lui cristiano vuol dire che ha valorizzato la vita del singolo, dell'individuo, non che fosse credente, che non c'entra niente in questo caso. Può essere poco, voi direte, ma inoltratevi in quelle pagine e vedete la forza di... A me è capitato di dire, però capisco azzardo, forse è l'unico Marx che ancora, come dire, regge, perché le sue teorie invece sulla inevitabilità della rivoluzione della, e tutto il resto, insomma, no? Soprattutto estrapolate in chiave scientifica, per cui la caduta tendenziale, tutto ciò di cui parla il Capitale, non tutto si è verificato. Non, ecco. Quindi, se vogliamo, è il Marx umanista, mentre Althusser in quegli anni voleva eliminare totalmente il Marx umanista, che è appunto dell'ideologia tedesca, e soprattutto dei manoscritti economico-filosofici, che erano rimasti inediti, ovviamente, quindi tutte. Ecco, allora, è così, è un'operazione analoga, e vado rapidamente verso la conclusione, perché mi accorgo di aver già parlato abbastanza, e fa con la psicanalisi, ma dicevo non solo con Freud. Allora, intanto un'affermazione fondamentale. La psicanalisi non è all'origine, ma è alla conclusione della vicenda del pensiero moderno. In fondo Freud, scoprendo e affermando il valore dell'inconscio, scoprendo la dimensione dell'inconscio, scopre la dimensione della vita. Cioè esattamente oppone alla coscienza, anche se l'inconscio per Freud illuministicamente deve diventare coscienza, laddove vige l'esse deve affermarsi l'io, dice Freud, l'esse è la sfera appunto pulsionale, la sfera dell'inconscio, eccetera. Allora dice Henry, Freud, ma prima di Freud, dicevo, ci sono stati alcuni pensatori che per lui sono tanto importanti come lo sono stati per Freud, che sono stati Schopenhauer e Nietzsche. Dice, il tema della vita è stato affermato con forza nel pensiero moderno da pensatori come Schopenhauer e Nietzsche. Almeno sul piano dell'affermazione, di cui Henri ovviamente non accetta le conclusioni. Quando Schopenhauer, che pure si considerava un allievo di Kant, si considerava un discepolo di Kant, dice che la vera realtà non è data dall'io, ma è data dalla volontà di dalla volontà. Sarà Nietzsche che poi userà l'espressione volontà di potenza, fa riferimento a una dimensione che è propria della vita. Prima ho citato Mendel Biran e il riferimento al tema della corporeità. Mendel Biran diceva che il corpo si manifesta soprattutto nell'effort, uso il termine francese di Biran, nello sforzo, cioè nella volontà, cioè nel volere. La vita è l'espressione del volere e la vita si manifesta come volere, che Nietzsche trasformerà in volontà di potenza,
che non è la volontà dei dittatori per Nietzsche, anche se ormai siamo un po' abituati a intenderla così, fin da quando i nazisti hanno utilizzato Nietzsche ai loro scopi, per i loro scopi. La volontà di potenza è la volontà che vuole se stessa, che vuole affermarsi, quindi la volontà di vivere. Ricordo che uno dei primi scritti di Nietzsche, una delle sue quattro considerazioni inattuali, sul danno e l'utilità dello studio della storia per la vita. Comunemente viene citata sull'utilità e il danno dello studio della storia, ma il titolo intero è per la vita. Cioè, in Nietzsche, quindi quando Henri dice Schopenhauer e Nietzsche hanno riportato al centro del pensiero la vita. La vita che vive in noi stessi. Naturalmente può accettare le premesse, anzi accetta senz'altro questa affermazione, ma non accetta le conclusioni, per ragioni che in parte ho già indicato. Non diversamente che ho già indicato con riferimento a Spinoza. Perché? Perché Schopenhauer però dice che questa volontà che ci porta a vivere, Schopenhauer non è il teorico del suicidio, anche se comunemente si dice la visione pessimistica di Schopenhauer. Anzi, come Kant rifiutava il suicidio, no? Kant non era così pessimista, Schopenhauer sì. Ma definiva la volontà cieca e irrazionale. Quindi una volontà assolutamente impersonale, di cui noi siamo le vittime più che i soggetti. Cioè la volontà di vivere, la volontà di vita, ci schiavizza e ci assoggetta. E Nietzsche, in qualche modo, non voglio usare l'argomento canonico, anche se sicuramente quella di Nietzsche è una follia filosofica, no? Come sapete, Nietzsche finì gli ultimi anni nella follia. Cioè, è questa visione negativa, anche se in Nietzsche c'è l'esaltazione continua della gioia, della danza, Dioniso contro il crocifisso, una delle annotazioni più famose di Nietzsche, Dioniso contro il crocifisso, Dioniso il dio dell'ebbrezza, il dio della vitalità, crocifisso il dio del patimento e della sofferenza. No, è una visione, c'è questa ricerca continua, questa aspirazione continua, questa esaltazione della gioia e dell'ebbrezza, che invece paga con il suo crollo assoluto, incapacità di raggiungere. Ma soprattutto perché in Schopenhauer c'è l'impersonalità della volontà, in Nietzsche c'è una volontà di superio, di superuomo. Heidegger, che ha scritto delle pagine mirabili su Nietzsche, no? Dice che la volontà di potenza nietzschiana, lui poi la identifica con la tecnica moderna, è l'espressione, dice, dove è andata a finire, dice Heidegger, la volontà di potenza nietzschiana nella tecnica. Il mondo moderno ha conosciuto la volontà di potenza nella forma della tecnica. Questo ovviamente lo dice Heidegger interpretando Nietzsche. Cioè, quindi rovesciandosi contro se, di sé. E così Freud. In Freud c'è questa scoperta della dimensione dell'inconscio, l'esaltazione, ma un inconscio che deve essere riportato a coscienza. Dicevo prima, l'illuminismo di Freud.
perché solo sulla, con la coscienza si può dominare il dolore, la sofferenza, le nevrosi, eccetera. Allora dice Henri, Freud è legato, cioè in questo senso la psicanalisi non è all'origine dell'epoca, ma è la conclusione del pensiero dell'Occidente, perché è la sanzione di un modello che ha posto, che ha fatto troppo affidamento sulla coscienza, sull'io, sulla razionalità. Prima Caterina, citando Spinoza, ricordava quel bel pensiero, no? Dove Henri dice: Spinoza mi ha insegnato che la filosofia è pensiero della vita e non pensiero della morte. Prima ho citato Platone, ebbene, il melete tanatu, imparare a morire, è quello che Platone indica come lo scopo della filosofia. E la pulsione di morte è quello che Freud scopre al fondo della vita. E allora da qui al cristianesimo alcune cose e chiudo. Questa meditazione sul cristianesimo segue questo filo. Il titolo dell'opera che vi ho già citato, Io sono la verità, fa riferimento al versetto del prologo del Vangelo di Giovanni. No, questo in realtà non è nel prologo, è la famosa espressione di Gesù, di Cristo, che dice Io sono la via, la verità, la vita. Allora, la verità sembrerebbe dal titolo che si concentri sulla verità, ma in realtà tutto il discorso del volume, come poi di incarnazione fino all'ultimo parola di Cristo, sono i tre volumi che io ho tradotto, e mettono l'accento piuttosto sulla vita, perché dice qual è la verità. Ecco, la tesi di fondo. Qual è la verità di cui parla Cristo? E certo, dice, non è nessuna verità di ordine storico e non può essere accertata con nessun strumento storico. Quindi Henri, come dire, tutti i discorsi sulla storicità di Gesù, di Cristo, eccetera, tutto questo non gli interessa. Per lui Cristo e Gesù, la persona storica, è nelle sue parole. Parole che certamente vanno interpretate. Però lui sottolinea anche le contraddizioni, perché poi queste parole ci vengono consegnate da degli evangelisti che hanno dato la loro versione. Però resta il fatto che Cristo parla di una verità. E allora anche qui, a proposito di quello che dicevo all'inizio, questa verità, dice Henri, non appartiene alla dimensione della visibilità del mondo. E infatti lui imposta questo discorso, in questo volume piuttosto ampio, sulla dicotomia verità del mondo e verità della vita. C'è una verità del mondo, ma non è di questa che Cristo parla. Lui parla di quella che è la verità della vita, cioè la salvezza, l'annuncio della salvezza. E l'annuncio della salvezza è quella di una vita. Ora, dicevo prima che questo della vita che noi abbiamo nell'unica vita. Qui ritroviamo, seppure denegati o non citati, i suoi antecedenti. Ho detto Spinoza, ho detto Meister Eckhart. Meister Eckhart
Spinoza era ebreo e rifiutato anche dalla sinagoga, ma Meister Eckhart è stato, non dico un santo, ma un monaco cristiano, di cui ancora si leggono con molto trasporto, per esempio i suoi discorsi tedeschi, eccetera, che comunque Henri ha letto a fondo, che parla dell'unica vita divina che ci ingloba, che ci raccoglie. La vita è unica. Naturalmente, poi nel cristianesimo dice: noi abbiamo la vita attraverso la prima espressione di questa vita, che è il figlio. C'è il rapporto padre-figlio, l'analisi, ovviamente. Non c'è cristianesimo senza Cristo e quindi senza la figura del figlio. E noi siamo chiamati a essere figli nel figlio, lui dice, quindi nell'unica vita. Quindi la verità del cristianesimo è una verità che non si affida, parla alla vita ed è espressione della vita ed è un annuncio di vita, non di morte. Ecco, proprio in estrema sintesi, visto che ho già parlato tanto, vorrei chiudere su questa affermazione. Grazie. Grazie professore. Allora io direi di dedicare questo ultimo momento a degli interventi oppure a delle domande da parte del pubblico. Mi permetto magari di sciogliere un po' il ghiaccio ponendo io una domanda. E mi chiedevo che ruolo potrebbe avere la filosofia di Michel Henry oggi, in quali ambiti specifici. Penso in particolare alla sua visione della corporeità. In una contemporaneità come quella odierna, che tende a vedere il corpo sempre più legato alla tecnica, ad indagare il corpo sempre più da un punto di vista scientifico, biologico, chimico, dove va a finire la carne di cui Henry ci parla? Grazie. Vogliamo vedere se ci sono altre questioni? Certo. Perché sennò... Così poi magari le uniamo tutte. Prego Marco. Ah, c'è Riccardo. Grazie per... Dunque, sì. Se vuole, c'è un microfono. Tu hai una voce robusta, quindi... No, soprattutto se registrano, ecco, è bene che... Ma la mia sono solo osservazioni, perché intanto un ringraziamento al professor Sansonetti che ha illustrato un filosofo a me ignoto, quindi lo confesso che... Ma lo sento profondamente mio, così come anche quello che ha detto la Chiara, poi lo riprendiamo alcune parole che ha detto e che Sansonetti non ha ripreso. Così come Nicola, che ci conosciamo bene da quando indagammo quel volume a più voci in cui volli che la parte introduttiva sullo sport e la storia fosse fatta dai filosofi, dai pedagogisti di Ferrara, e lui tra questi sul concetto di corporeità. Non pensavo che arrivassimo a questo incontro di oggi, ma oggi facciamo un po' una sintesi, un'epicrisi anche di quello, e vorrei dire che fondamentalmente lo sento come mio Henry, perché credo quindicenne scoprite i libri di mio padre, quel fenomenale libro di Merleau-Ponty, che è La fenomenologia della percezione, tradotta da Enzo Pace nel 65, cioè 20 anni dopo la pubblicazione in Francia. E io ero studente al liceo, ma per una difficoltà lo leggevo con vicinanza empatica. Non sapevo che avrebbe condizionato la mia vita di medico per tutti gli anni a venire, al punto tale che oggi si arriva all'epicrisi del rapporto fra queste cose qui, che ha detto bene Sansonetti, e gli aspetti delle neuroscienze cognitive. E dico questo alla luce di che cosa? Sono le nostre discussioni, ingegnere. Del fatto che oggi si sa molto di più, da Rizzolato in poi, scuola di Ferrara Parma, sono stati i primi a indagare gli effetti mirror, dei neuroni mirror, oggi declassati effetto mirror, ma che comunque hanno posto il tema di quello che hai detto bene, dell'esperienza vissuta, l'AIB,
monotedesco, no? Chi era che lo diceva? Husserl, altra grande scoperta che ho fatto dopo, e che sostanzialmente, e qui si collega il discorso della psicanalisi, oggi si sa con la risonanza magnetica transcranica e funzionale, si sa, studi di psicanalisi francesi ancora una volta, nella vita endopsichica, endoembrionale addirittura, nella fase di gestazione, con gli studi degli americani, psicanalisti americani e risonanza magnetica, esperti di risonanza, si sa dell'esistenza addirittura nella vita endopsichica di forme primarie, si chiamano così, della dimensione della coscienza embrionale, quindi tutta una questione che apre un versante sull'etica della vita embrionale, quindi con tematiche che in Italia non sono neanche affrontate. Queste sono recentissime scoperte, negli ultimi 10 anni. Allora ecco che, alla luce di questi aspetti, tutte quelle cose dette da Henri e dagli altri predecessori assumono un'importanza fondamentale, io credo, proprio perché sottolineano quelli che sono le caratteristiche della fenomenologia, sostanzialmente, cioè il ruolo dell'esperienza vissuta, del tempo, dello spazio dell'esperienza vissuta, nel proprio sviluppo, della propria interiorità. Quindi è una cosa impegnativa, il concetto del mondo interiore. E mi aggiungo nella parte finale delle considerazioni l'aspetto che diceva lei, Caterina, cioè il desiderio del filosofo di coniugare gli opposti. Era quello che avevo anch'io da piccolo. Perché dobbiamo arrivare a questa dicotomia mente-corpo che ha disintegrato da Cartesio in poi, ovvero fede, ragione, eccetera. E qui Sansonetti ci aiuta con la sua opera di traduzione che hai accennato nella parte finale, che ci apre un versante che già nell'ebraismo è profondamente dibattuta. La sare, il camminare, l'avvicinarsi all'invisibile attraverso il visibile. Noi ci pensiamo un attimo, cioè noi siamo il 5% della realtà visibile, ma noi riposiamo sul 95% del mondo invisibile, la materia e l'energia oscura. Quindi in realtà siamo la vittoria della simmetria sulla simmetria. Quindi sono tutte tematiche su cui si prende valore quella esperienza dell'interiorità di cui facevi cenno, da tutte le sue dimensioni, vuoi neurofisiologiche, vuoi pedagogiche, vuoi dello sviluppo, vuoi artistiche, vuoi della psicanalisi, ma vuoi soprattutto della vita spirituale. Ecco la considerazione finale a cui sono arrivato. Grazie. Se magari... Ecco. Sì, sì, poi dirò qualcosa. C'era Marco che ha chiesto la parola. Giuliano, due domande telegrafiche, perché così dobbiamo fare sintesi. Allora, innanzitutto grazie, perché diciamo è difficile dar conto di una intera vita filosofica, cosa che tu hai cercato di fare oggi pomeriggio. È difficile, ma per rispondere a queste due piccole domande, queste due domande telegrafiche, nessuno meglio di te può essere. Diceva un altro filosofo francese, Gilles Deleuze, che un filosofo, non uno storico del pensiero della filosofia, ma un filosofo si distingue quando riesce a creare dei concetti. Allora, io ti chiedo, qual è in questo senso, a tuo parere, visto che tu lo conosci così bene, l'originalità di Henri? Cioè, tu ci hai dato una visione complessiva, però io ti chiedo proprio... all'interno, diciamo, dei filosofi, del pensiero filosofico, qual è a tuo parere, la sua originalità? E l'altra domanda è, quale fortuna ha avuto Henri? Perché anche questo è interessante, cioè come è stato letto e come è stato commentato, perché questo ci può aiutare anche a capire la sua collocazione nella storia del pensiero. Grazie. Allora, cerco di dare qualche risposta. Intanto l'osservazione di Caterina mi ha fatto venire in mente che avevo dimenticato una delle sue opere, e torna perfettamente a concia la sua osservazione anche il rapporto con le considerazioni che faceva Riccardo Modestino. Cioè,
una delle opere che sta, che si situa negli anni Ottanta, si chiama La Barbarie, La Barbarie. Henri dice che siamo entrati in una nuova epoca di barbarie. E qui dice alcune cose che magari subito ci fanno pensare, ma sì, allora Henri era un pensatore di destra, è un pensatore reazionario, perché nell'analisi della barbarie c'è, nella parte finale, il discorso del decadimento dell'università, cioè della specializzazione di saperi, ma c'è tutta una parte che riguarda la tecnica e la scienza. Considerazioni che, per esempio, un altro filosofo che in un articolo, in un saggetto che ho scritto, mi è capitato di accostare Henri per molte sue considerazioni, che Hans Jonas, pure lui fa nel principio responsabilità. Ma in Henri la critica della scienza, più che della scienza, della tecnica, della tecnoscienza, diciamo così, perché noi diciamo scienza, tecnica, ma ormai questi concetti, come ha mostrato molto bene Jonas, sono talmente intrecciati che è impossibile scinderli tra loro. Allora, siamo nel regno della quantificazione, siamo nel regno della misurabilità. Un grande storico, più che filosofo, ma storico anche delle idee filosofiche, che è stato Alexander Coiré, ha scritto un'opera dal mondo della precisione all'universo infinito. Siamo nel mondo della precisione, che al tempo stesso ogni tanto va in frantumi perché l'universo è infinito. Lui alludeva a tutt'altra cosa, ovviamente. Allora, la quantificabilità, tutto ciò che non è riducibile a quantità, a misurabilità, ed è questo a cui mira prevalentemente la scienza. Chiaramente, appunto, qui ritorniamo a quanto dicevo prima su Freud. Freud è guidato, scopre questa dimensione del vissuto, e però al tempo stesso sente dominato dall'idea che questo vissuto deve essere portato necessariamente a coscienza, deve essere dominato. Ecco il dominio, l'idea baconiana del dominare la natura, no? Obbedire alla natura per dominarla, diceva Bacone. E quindi la barbarie a cui egli allude fa riferimento a questo, cioè alla perdita, e questo è un discorso, Riccardo, un medico che sa, tutti noi ci chiediamo, oggi siamo nel regno della iperspecializzazione, si è persa l'unità dell'essere umano, ci curano una patologia, ma non sempre si è di vista l'essere umano, nonostante che la tradizione anche medica ci dica che non esistono le malattie ma esistono i malati. Mettiamo insieme allora queste affermazioni: se esistono i malati e non le malattie, perché quando io vado dal medico il medico mi fa fare quell'analisi e basta, cioè, e poi mi manda da un altro medico per fare un'altra analisi? Questa è sicuramente una difficoltà. Io qui non voglio dirimere le questioni, ma riconosciamo che siamo in contraddizione con noi stessi, perché o esistono i malati, cioè esiste l'individuo nella sua totalità, o esiste la malattia. Ma ripeto, il discorso è troppo grosso e lo lasciamo stare. Henri, in questo volume, però dico queste cose sulla barbarie,
perché sono quelle che mi vengono più immediatamente. In realtà ci sono discorsi anche più complessi, non scade mai sul pamflettistico. I libri di Henri non sono mai di pamphlet, anche quando contengono delle denunce. A Marco direi questo discorso sull'immanenza, cioè la dimensione della vita come immanenza. Tutto infatti lui parla di rovesciamento, addirittura raccoglie una serie di saggi che aveva già scritto in un volume che si intitola Fenomenologia materiale. Uno dirà, ma cosa ha a che fare la materialità con la fenomenologia, almeno con la fenomenologia classica husserliana? Ma perché lui vuole, quando parla di materialità, allude alla dimensione dell'immanenza, cioè della materia che è la vita, insomma. Cioè usa spesso questi termini, stoffa, no? La stoffa della vita, ecco, ciò che ci costituisce realmente. Quindi ha avuto, ecco, questa direi è la sua idea, è l'idea che lo guida da cima a fondo, che lo porta. Tutto il confronto anche con Merleau-Ponty, che è importantissimo, un capitolo importante. Colgo l'occasione per dire che io ancora ho alcune copie del libro, ma non sono qui per venderlo. Ne ho portate alcune copie che ha Nicola Alessandrini. Lo potete prendere liberamente e lo chiedete a lui, perché ho scritto questo libro, ormai ne ho ancora alcune copie, e mi fa piacere, se qualcuno vuole leggerlo, che lo prenda. Non so dire altro. Ecco, lì è tutto più argomentato, tutto più tecnicizzato, tutto più, ma insomma. Allora, è chiaro che Henri è una di quelle figure che non hanno una vera e propria scuola. C'hanno sia in Italia che in Francia, hanno, ma in fondo anche Deleuze, che pure è una figura interessante, importante. Cioè, come dire, la Wirkungsgeschichte, direbbe Gadamer, cioè la storia degli effetti, quali effetti hanno prodotti, no? E sicuramente fa parte di quel filone minoritario della filosofia francese, meno italiana, piuttosto francese, che non a caso era anche scrittore, cioè che si affida alla dimensione dell'intimità, dell'interiorità, ma che cerca di teorizzarla, di analizzarla, perché io capisco che è troppo povero quello che vi ho detto rispetto alla quantità di cose che lui dice, ma ho cercato di tirare il filo conduttore. È chiaro che il suo pensiero non è immediatamente utilizzabile, che so, per citare di suoi contemporanei che hanno avuto una fama, non dico Deleuze, che tutto sommato, a parte l'anti-Edipo, insomma, no? Insieme a Gattari, ma insomma, certo, la filosofia francese ci ha abituato a degli exploit, pensiamo a Michel Foucault, ma perché avevano un'applicabilità sulla dimensione delle scienze umane? Certo, nulla di tutto questo, però, per esempio, io con alcuni amici teologi che all'inizio lo rifiutavano, decisamente la sua interpretazione del cristianesimo, continuavo a dire, continuatelo a leggerlo e meditatelo un po' di più e vedrete che poi ne sarete conquistati. Uno mi ha dato alla fine ragione, che sì, che c'erano delle idee vive, era un cristianesimo, un'interpretazione assolutamente inedita del cristianesimo, anche se ci sono le parole di Cristo. Direi gli unici testi che lui esamina sono quelli, ecco. Ma esattamente come ho detto, Marx esamina solo i testi di Marx. Insomma. Ecco, il lettore, si può essere lettori così?
cercando di liberarsi, però era Husserl stesso che diceva, no? Una delle prime, la riduzione eidetica, diceva Husserl, prima di accostarci, mettiamo tra parentesi la sospensione del giudizio, l'epochè, su tutto ciò che abbiamo appreso e guardiamo come se le vedessimo per la prima volta. Ecco, lui ha cercato di fare così, con i filosofi. Non so se sta risposta ti basta. Per ora non so darti altro. Certo, se siamo nei tempi, perché qui ci sono i tempi dell'Ariostea, eh? Prego. In questo intanto ringrazio perché è stata illuminante questa sera per me, avendo veramente poche conoscenze filosofiche, questa lezione per me l'ho presa come una lezione su Henri. In questo periodo mi sto occupando di Kandinsky e leggendo la varia critica sull'autore ho incontrato questo Michel Henri e il suo bellissimo libro sul vedere l'invisibile. Ti chiedo, poiché Kandinsky scrive sullo spirituale nell'arte nel 1900, certo. Pubblica nel 1912, Henri nasce questo... nel 1922, sì. Quindi è più avanti come epoca, diciamo, rispetto a questa genesi del pensiero di Kandinsky. Kandinsky è legato anche nella sua, diciamo, visione della cultura, dell'arte, della letteratura, alla corrente che fa capo al simbolismo, o ai poeti francesi, Verlaine, Rimbaud, eccetera, al simbolismo italiano probabilmente, o le correnti culturali che parlano della spiritualità. Ti chiedo se c'è un legame, cioè perché Henri si sia posto il problema di scrivere un saggio su Kandinsky, è perché Kandinsky ovviamente sente l'arte come un'espressione della spiritualità, certo. E quindi è legato allo stesso tema che Henri porta avanti. Ti chiedo se c'è un legame con questa corrente di pensiero, che è proprio del pensiero ma io francese, penso io letterario. Io penso proprio di sì, ma in particolare il punto è questo: non a caso nella copertina del mio libro, quando lo prendete in mano, c'è questo quadro di Kandinsky. Lui ha scritto, io ricordo a suo tempo, quando lavoravo attorno al libro, perché poco, ma mi soffermo anche su questo saggio, li ho esaminati tutti. Dicevo di aver letto delle recensioni piuttosto, cioè esattamente come i teologi rifiutavano così di primo acchito i libri sul cristianesimo di Michel Henry, i critici d'arte dicono: ma questo filosofo che scrive tutta sta roba su Kandinsky, che ha un approccio così filosofico, no? È perché l'ostacolo è proprio quello: non si può leggere nessun libro su Marx, su Freud, senza conoscere quello che, senza aver letto, cioè senza conoscere quelle che sono le sue idee fondamentali, che sono in quell'opera l'essenza della manifestazione, perché è chiaro che il suo approccio è filosofico, no? A parte, bellissimo, mi pare che proprio ho usato questo titolo proprio in una conferenza su Rilke che mi avevi chiesto, che ho fatto per la tua serie, Vedere l'invisibile, ma l'avevo detto, prendo questo titolo a prestito da Michel Henry, che l'ha usato per Kandinsky, perché anche i poeti, e infatti poi rileggendo anche di recente alcune lettere di Rilke, si ritrova questa idea dell'invisibile, no? Cioè del vedere l'invisibile, la sfera dell'invisibilità. Comunque è chiaro che Henri è imbevuto di, cioè
anche come fine letterario, come fine scrittore, insomma, perché sono notevoli almeno quei due libri. Ci metterei anche il terzo, Le Fils du Roi, il figlio del re, dei suoi romanzi, insomma, no? Quindi la cultura francese. Lui era nato, ma solo occasionalmente, in Vietnam, allora Indocina. Allora Indocina, perché era figlio di un capitano di lungo corso, e lui nelle sue interviste parla di sé, però lo perse suo padre abbastanza giovane, e poi si trasferì in Francia, dove è cresciuto e educato, ma insomma suo padre era francese, ovviamente, ma l'Indocina era francese, quindi dice: lo pensavo come un eroe corradiano, il Lord Jim di Conrad, viaggiatore di mari orientali, insomma, ecco, la sua idea era questa. Comunque, sicuramente c'è questo, però c'è soprattutto questa sua idea, insomma, che la vita è invisibile. Se non sbaglio è Rimbaud che dice la vera vita è altrove, e lui dice la vita è invisibile, insomma. E c'è anche in Kandinsky. Sì, ricordo bene quel saggio, perché mi è capitato, anche tra le altre cose, di fare una conferenza allora sull'estetica e di citare ampiamente il saggio di Kandinsky sullo spirituale nell'arte. Ti ringrazio. Bene. Grazie Caterina. Adesso bevo un bicchiere d'acqua, però. Eccolo qua, glielo posso dare. Cosa si può volere di più? Esatto.